Buongiorno, come vedete oggi, buongiorno già direttamente da Milano. Non prendetevi uno spavento per i miei capelli, ve l'ho spiattellati così adesso. Poi vi faccio vedere dove siamo. In realtà dove eravamo l'altra volta più o meno. Eccoci qui, appena arrivate dalla stazione centrale, direttamente nella nostra room. Ecco qui, stavolta siamo in compagnia dell'unica e Ciao! sola Queen Bee. Qui c'è il nostro armadio, adesso dobbiamo appendere tutte le cose. Perché siamo qui, ve l'ho già anticipato, in realtà ve l'ho detto in alcuni posti, però comunque sia, siamo qui per il party di Halloween di NYX. Stesso hotel, orario differente per prepararci, perché stavolta abbiamo un sacco di tempo. Che ore sono, Che tra tanto l'altro? non basterà L'una? mai, Esatto. No, è l'una. È l'una, noi dobbiamo essere pronte per le 6, ce la faremo, Spero di spero. sì. Esatto, poi dobbiamo fare dei trucchi un po', insomma, elaborati. Adesso poi vi farò vedere tutto quanto. Adesso dobbiamo appendere i vestiti per stasera, così magari iniziamo ad ambientarci. No, aspetta, così non si vede niente. Così vi porto con me poi stasera, come ho fatto per i Face Awards, visto che vi piace sempre venire con me in queste occasioni. E niente, ci vediamo dopo. Eccoci qua, vi faccio vedere i nostri naturalmente portatrucchi firmati NYX. Qui abbiamo portati tutto. Siete vicini, Questo è il vicini. suo. Questo è più piano il tuo del mio. Oddio, non lo Ah, so, te ci hai messo dai. pure i pennelli? Eh sì, No, io prendo i io ho pennelli. buttato praticamente ieri sera tutto qui. What's in my valigia? What's in my valigia? Valigia poi, what's in my valigia? Questo è solo Eccoci per i qua. pennelli. Dai, che professional. E quello è pure lo specchio, magari. Sì, No, amore, vabbè. vedi? Cioè, Quindi ci ma ci possiamo stiamo truccare in rendendo due. Questo conto? vabbè, il mega Ecco specchione. che io mi sono specchiata. Sì, mi sono specchiata. Mi sono scordata. See my suitcase, Louis Vuitton bag. Oh my god, so Scusate. Senti, ma lo stai facendo vedere il disagio dell'applique? Mo' lo faccio vedere, poi volevo far vedere il mio outfit da hotel. Cioè, e niente. Cioè, se tipo la lasci qua e qualcuno viene a pulire la camera. Dice, ma poi vedi? It's a Cioè. mess. Oddio, Oh, American Next Top già qui? Yeah! non ci credo! Ma guarda, questo non l'avevo visto! Ma che figa è questa, Questa è scusa! una seconda Ma io li voglio parrucca. così i capelli, cioè i miei capelli voglio Te così. li Oddio! faccio io. Così Giordana mi uccide. Più che altro che sondaggi di Instagram, qua facciamo qua il sondaggio. Se qui non mi toccasse i capelli, mi rimarrebbe qualcosa? Questo sembra tipo, hai visto gli angioletti quindi là, i Questa la metto come paggetti? anteprima. Le sorelle dai rosa capelli. Oddio, non mi ci so più vedere con i capelli lunghi. No, ma è la frangetta che fa tipo stile. Lady Oscar? È vero, Oddio, fa sembra vedere. un manga, scusami. Sembra una di quelle giapponesi. Konnichiwa. Cioè, Adesso la sparrucco alla. Come si dice? rivela la mia La tua essenza. identità. Oh, yeah! Vabbè, No, sembravi niente. proprio tipo, C'è tipo tipo un fuso orario Geraldine. strano tra Roma e Milano, a quanto pare. Comunque, io volevo far vedere soltanto gli stivali della amichetta qui. Niente! Stivali ne Ma abbiamo, punte ne raga. abbiamo, più che altro. Quanto durerà su questi Te stivali? l'ho detto, fammi Ecco. ubriacare, perché se Beh, sto così non ci sobria, no. pensa. Effettivamente ha ragione. E nulla, adesso ci confronteremo un po' sui trucchi, perché dobbiamo ancora, cioè sappiamo cosa vogliamo farci, ok? Di base. Unicorno e vampiro, proprio una accoppiata vincente. Però dobbiamo bene vedere i dettagli, perché i dettagli fanno la differenza. Che cosa sta facendo in Insta Stories? Bene, ci siamo andati a ritirare il McDonald's che sta qui Io sì, sotto. Il goduria! mio Happy Con la sorpresa mia! Meal! Speriamo che è da ragazza. Vediamo un po' che sorpresa. Unboxing in diretta. C'è nel mio Oddio, Happy fantastico! Niente, oggi spariamo cazzate qua a non finire. Ehi, me l'hanno messa la sorpresina. Oddio, giù, un tuo simile. Un troll blu. Meal! Ma sei stronza, io sono rosa, non blu! Scusa, questo mi hanno dato. Oddio, guarda che carino! No! Allora, non spaventatevi. Sì, sono io. Non prendo il sole dal 98. Questo è il risultato. Adoro follemente. Naturalmente non è finito, anzi. Però stavo disegnando adesso le venuzze. E vabbè, poi il trucco, insomma, devo ripassarlo. Devo fare le sopracciglia soprattutto. E questo è il casino che c'è sul letto. Giulia si deve ancora truccare. Adesso tipo sbucherà da lì infuriata nera. Perché sono le Ma è un 4 fatti quasi. fetish?
capisci. No, vabbè, Giulia. Deve fare l'unicorno, ricordiamoci. Sottolineiamo questo. Sì, vabbè, ma io ho le orecchie del mio colore che non le ho fatte bianche. E parliamo, ok, che sto a collo alto, però ti così. Amo. Vabbè, dopo facciamo anche le orecchie, dai. Comunque adesso faccio le sopracciglia. Allora, il look è per lo più completo, nel senso mancano gli ultimi dettagli e anche colorare le orecchie, il collo, poi avrò il collo alto, quindi non si vede il distacco con il bianco. E poi questo è il resto. Praticamente sopra le extension ho le ciglia. Ci ho messo le ciglia finte. Non so se si può notare. Cioè, sono tipo enormi. Poi qui mi è uscito un bubone. Non si copre naturalmente perché questo non è un fondotinta, ma è tipo una tinta labbra bianca. E qui ho fatto l'effetto venetto. E poi ci ho messo tutto insomma sfumato i glitter. Questo è il trucco degli occhi. Poi ci ho messo diamantini. Sinceramente non so che altro fare per renderlo puff. Quindi penso lo lascerò così. Giulia si sta ancora truccando. Poi naturalmente ve la farò vedere. Adesso sono venuta a lavarmi le mani perché c'ero piene di colla. Logicamente avendo attaccati brillantini per brillantino, fortunatamente mi sono portata la pinzetta. Però altrimenti insomma casino mostruoso. Comunque mi fa strano che da adesso in poi per tutto questo vlog vi dovrò parlare così conciata. Più che altro sarà un problema, un grosso problema, cercare di farmi passare il vestito che è appunto a collo alto senza sfiorare il trucco. E non l'ho messo prima perché il vestito è nero, si sporcherebbe, un casino. Sono molto preoccupata. La ciglia mi sta dando fastidio perché non l'ho neanche tagliate per fare questo super effetto. Adesso mi dovrò mettere le lenti perché naturalmente questo look, se mi metto gli occhiali sopra, non ci stava. Però purtroppo il mio occhio è molto secco, cioè io dovrei mettermi le lenti, ma poi mettere star lì col collirio ogni 5 secondi sinceramente non mi va, anche perché poi mi goccia, si rovina tutto, e quindi semplicemente mi metterò le lenti e soffrirò in silenzio. Però dai, in generale mi piace abbastanza, non ho voluto strafare, purtroppo non ho avuto tempo per scegliere altro, quindi spero vi piaccia lo stesso. Guantini messi, mi sento una porchettona, ma mi piace. E Giulia che si riguarda le sue Insta Stories. J'adore! Amazing! E niente, appena arriviamo poi vi faccio vedere tutto quanto. Qui io e il mio unicorno, vi salutiamo. Ciao! Ingressi ne abbiamo. Buona serata. Grazie. Tavolo, ne parliamo. Cioè abbiamo anche la lampada qua vicino, ciao, capito? Mia. Cioè io lo amo. No, vabbè, ma la cura di... Ma il nostro scarabocchio. Eccoci. Non viene? Ciao. Niente. Questa è zuppa di loco, ragazzi. Siamo tornate nella nostra stanzetta un po' disastrata, ma ci siamo vive. È 1:35. Adesso volevo mettere il telefono in carica. Togliamo il risparmio batteria. Ok, passo per passo seguitemi, per favore, con le mie ciabattine di carta. Questo è quello che rimane del mio trucco. Mi sono naturalmente tolta le lenti, raga. Gli occhi che mi bruciavano, io non sono abituata. Una serata folle, totalmente. Sto cercando una luce decente, non c'è. C'ho un mal di pancia che vi dico fermatevi. Non perché io abbia fame, proprio perché mi fa malissimo la pancia. Comunque adesso mi devo struccare e poi andare a dormire. Però prima volevo farvi vedere le cose che ci hanno regalato e la borsetta che è fenomenale. Adesso vi giro l'inquadratura e ve la faccio vedere. Guardate questa bocca glitter nera e vi faccio vedere tutte le robine. Praticamente ci hanno dato, scusate se ve lo dico con sta faccia, ma insomma è quella che ho, ci hanno dato 3 bollini con tipo 2 occhi di gatto sopra, uno col teschio e uno col cuore spezzato. E quello col teschio o col cuore spezzato ci davano il calendario dell'avvento, un altro un kit o dei liquid suede o delle lingerie o delle soft matte, e con gli occhi di gatto ne avevi 3, quindi potevi scegliere 3 prodotti misti. C'erano le palette, altri prodotti labbra, i glitter. E quindi vi faccio vedere io cosa ho scelto. Allora, il calendario dell'avvento è questo e non vedo l'ora di iniziarlo a fare. È appunto questo qui, penso lo possiate trovare già in negozio in realtà. E sono 24
4 colorazioni, queste qui. Ci sono diverse tipologie all'interno, ci sono butter gloss, intense butter gloss, lingerie, liquid suede, di tutto e di più. Quindi poi vedremo piano piano cosa c'è all'interno. Poi ho preso questo cofanetto delle lingerie con anche le nuove colorazioni all'interno. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuove colorazioni e tutte queste. E sono tutte mini taglie, sono carinissime. Le lingerie sono le mie preferite tra l'altro. E poi ho preso questo qui. Proviamo così magari è meglio. Al cavolo, ok. Allora, questi sono i velvet matte, i rossetti. E qui ci sono i nuovi slip tees, che hanno dei colori molto belli, molto particolari. Così si vedono meglio. Poi mi hanno dato due mie polaroid. Guardate che carine, c'è anche scritto sotto il 0203, adoro questi dettagli che fa NYX. Ecco qui una mia foto e un'altra mia foto. Poi abbiamo il kit dei glitter. Io ho preso questo qui, che tra l'altro si chiama Glitter Set 01. C'è anche la colla che non ho mai provata. Poi ultima cosettina con il mio pigiama dietro, fantastico. Questa palettina, ce n'erano diverse in base al soft matte da cui prendono il nome. Questa qui è la London, mi piaceva tantissimo. I colori che all'interno è una palettina appunto con il prodottino labbra. E poi qui abbiamo due prodotti, penso per il viso e gli ombretti. Quindi fantastici, non vedo l'ora di provare tutto quanto. Non so come porterò la roba domani, perché il mio trolley, il mio bagaglio a mano è un casino. Cioè, nel senso, è già pieno da prima, da ieri sera. Infatti ho dovuto anche aggiungere la borsa in più. Quindi adesso insomma vedremo domani. Non devo fare chissà quanti chilometri è. Però Giulia non c'è perché si sta facendo la doccia. Non vi preoccupate, è tornata in hotel con me. Non me la sono scordata. Ah, poi abbiamo fatto queste foto. E tra l'altro mi scuso già da ora, perché senza che mi metto a editare il vlog già so che non è che vi ho ripreso chissà cosa, ma naturalmente mi sono voluta godere il tutto. Vi faccio vedere la Julie. Abbiamo fatto queste foto stampate. E se vi va, le trovate anche sulle nostre pagine Instagram. Ve le scrivo adesso, sia la mia sia quella di Giulia. Se volete andare a vedere qualche foto, le Instagram stories probabilmente non ci saranno più. Questa è quella che ci siamo fatte insieme. Sono un po' buie, quindi non si vede tantissimo. Però vedete, c'era questa barra, insomma, troppo carina. E questa, it's me, myself and I. Tra l'altro, tutte le cose che mi avete visto indossare questa sera ve le ho già taggate su 21 Buttons mentre ero lì alla serata, quindi sono stata super efficiente. E se vi va, vi metto adesso la nuvoletta col nickname, se siete curiosi di sapere dove ho preso le cose. Principalmente sono tutte di Asos, ma per ritrovarle più facilmente le trovate lì. E basta, io penso che vi ho detto tutto. Sono stanchissima, vorrei tipo struccarmi perché davvero non ce la faccio più. Io tra l'altro non sono abituata a truccarmi tantissimo e soprattutto a portare le ciglia finte. Adesso le ho tolte, ho le mie extension che ormai sono rimasti due peli. Infatti non so come mi struccherò, però cercherò insomma di fare in qualche modo. In realtà la base ha resistito molto bene, nonostante non sia un fondotinta, perché ho usato tinta labbra di We Make Up, quella bianca, così usi alternativi. E potete notare qua sotto la luce, alla fine non è male. Naturalmente è andata nelle pieghette e tutto quanto. Qui vabbè, ho un brufolo, però nel complesso vedete, è rimasta abbastanza flawless. In questa zona i glitter ci sono ancora, anche gli strass che ho messo con la colla. E le labbra, nonostante abbiamo mangiato e tutto, comunque hanno resistito abbastanza bene. By the way, spero questo vlog, anche se alternativo, un po' breve, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come sempre. Penso che poi a breve usciranno sulla pagina di Instagram di NYX, Facebook, non lo so, le foto dell'evento, i video. Magari poi se mi intravedete scrivetemi, non so, mandate gli screenshot. Mi fa sempre tanto piacere. Giulia nel mentre ha finito anche di farsi la doccia, quindi adesso tocca a me e mi devo ancora struccare, quindi mi sa che devo correre. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo vlog.